Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Ed eccoci pronti a chiudere l'appuntamento di oggi con Fuori Gara, con le ultimissime di NapoliMagazine.com. Buon pomeriggio ad Antonio Pedrazzuolo. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori. Complimenti, so che sei stato azionista di maggioranza di uno degli sponsor che ci ha preceduto. Sono stato azionista di maggioranza di uno degli sponsor che ci ha preceduto. Ti suggeriscono alla regia azionista di panza. Azionista di panza, e però non dei golosi, no, ascoltavo prima, no. Pinolla, quindi immagino che sicuramente Sibilla qua dentro ci ha messo le mani e qualche altra cosa. Comunque, tornando serio, oggi vi parlerò di Ezechiel Lavezzi, tanto per cambiare. Un argomento nuovo. Eh sì, Michele, perché mi sta iniziando a sorgere il serio dubbio che si sta creando un caos mediatico per nulla. Ricapitoliamo un attimo con ordine. Il Pocio ha un contratto col Napoli fino al 2015. L'unico dubbio è legato alla famosa clausola rescissoria, che non è di 1.000 lire, bensì di 31 milioni di euro. La vera domanda è: chi è disposto a pagarli? Al momento nessuno. Le qualità del Pocio sono evidenti: salta l'uomo in velocità quando è al top della forma, ma non ha una grandissima continuità realizzativa. E allora il ragionamento che fanno in molti è: il gioco non vale la candela. A meno di grosse follie, ma in un periodo di crisi mondiale finanziaria dove non ci sono i presupposti per fare teorie di questo tipo, credo che Lavezzi resterà a Napoli. Poi sono arrivate anche le parole del suo agente Alejandro Mazzoni sul fitto della casa, annullato, disdetto. Posso dirvi che in privato, non appena venne fuori questa indiscrezione, mi fu detta la stessa cosa proprio da Alejandro Mazzoni, ovvero che non aveva disdetto il fitto della sua abitazione e che il Pocio non aveva mai dichiarato di voler andare via da Napoli. Per me fanno fede queste parole e la certezza sicura al 100% che Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere Lavezzi in cambio di 3-4 giocatori. Credo che abbia capito anche l'Inter e lo stesso Massimo Moratti. E allora come si concluderà la vicenda? È il classico gioco delle parti: De Laurentiis ha il coltello dalla parte del manico e Lavezzi, stando ai bene informati, si accontenterebbe, questa è la novità, di 1 milione in più all'anno. Attualmente ne percepisce poco meno di 2 e magari anche di gestire i suoi diritti d'immagine con sponsorizzazioni che gli permetterebbero di arrivare a un altro 1 milione di euro rispetto all'ingaggio attuale. Quindi gioco forza, arriviamo a quei 4 milioni tanto sbandierati ai 4,20 negli ultimi tempi. Vuoi vedere quindi che tutta questa storia montata anche dalla parte dell'informazione si conclude in una grande bolla di sapone, magari con un rinnovo fino al 2016 e un ritocco dell'ingaggio? Non è da escludere, e De Laurentiis questo lo sa bene. Assolutamente non è da escludere, ripeto, io considero sempre molto importanti quelle dichiarazioni di Chiavelli di un paio di settimane fa. Io le considero molto importanti dichiarazioni che lasciavano presagire anche un cambio non insomma proprio definitivo né tantomeno drastico di strategie, ma insomma degli aggiustamenti in corso, anche la possibilità di sporare questa sorta di patto di stabilità, no, che si è dato De Laurentiis per il Napoli. Quindi anche però di questo ragionamento che ho fatto, Michele, la prima volta che lo faccio proprio qui in diretta radio. No, ma quello è l'argomento del giorno, proprio in virtù di queste indiscrezioni che sono venute fuori, di questo adeguamento che potrebbe, come dire, mettere tutti d'accordo. Antonio, io ci siamo prestati, ripeto, forse a un gioco. No, ma
al rialzo, chi lo sa. Io a tutti i tifosi che... Dico, ci siamo, anche se la mia posizione è stata abbastanza evidente, forse sono stato uno dei pochissimi ad essere sempre molto cauto nelle dichiarazioni sulla Vecchi, cioè non mi sono mai sbilanciato dicendo se ne è andato da Napoli oppure... Vabbè, io guarda, tutti i tifosi che mi fermano, ci chiamano, quelli che ci scrivono, io dico sempre, è un tale casino che probabilmente nemmeno lo stesso la Vecchi sa cosa sarà di lui dopo il 20 di maggio, quindi credo che sia un momento molto molto confuso. Ora vai a vedere se questa confusione è messa ad arte o meno, vai a vedere come finirà. Io non sono molto tranquillo, nel senso che ho sentito delle frasi insomma che mi lasciano pensare, però io non escludo mai niente nel calcio, mai niente, così come una partita dominata puoi perderla, primo tempo di Bologna-Napoli della scorsa settimana, di domenica scorsa, così un giocatore che sembra ormai non sul punto di partire, ma già arrivato alla nuova destinazione, poi può rimanere in squadra e casomai risultare anche decisivo per la stagione che segue. Quindi mai dire mai escludere niente, ma non sono molto ottimista, non sono molto tranquillo su questo, sotto questo punto di vista. Antonio, invece, un'altra brutta storia, ne abbiamo parlato abbastanza diffusamente oggi, quella dei biglietti per Juventus-Napoli. Ieri è cominciata, ma è già finita, come cantava una famosa canzone, la prevendita free, libera per tutti, senza tessera, senza abbonamento, senza niente, praticamente tu ti mettevi in fila e prendevi il biglietto. La cosa brutta è che... residenti. No, la cosa brutta è che... Servata ai residenti in campagna. Oltre a questo, che poteva anche essere una sorta di autotutela, di tutela per i tifosi proprio napoletani... Anche se io ho avuto una caterva di mail... No, ma il problema, Antonio, è che alla fine sono rimasti fuori i gruppi delle curve. Io, addirittura ci sono persone a me molto care, molto vicine, amici comuni molto vicini, che sono rimasti senza biglietto, anche per scelta, perché è stata proprio una beffa, un'illusione, una presa in giro per questi tifosi che guarderanno la partita a casa. Che cosa puoi aggiungere? Credo che un esamino di coscienza a Roma come a Milano, ma anche a Castelvolturno dovrebbero farla. Per quanto riguarda la gestione dei biglietti è un vecchio problema, no? Torniamo sempre agli stessi discorsi: vuoi la Champions, vuoi la Coppa Italia, vuoi altre partite di cartello, ci ritroviamo sempre a dire le stesse cose. Mi dispiace, perché ovviamente c'è una grande voglia di assistere a una finale con il Napoli protagonista dopo tanti anni, quindi abbiamo festeggiato i 25 anni dal primo scudetto, però sono passati tanti anni, no, da quel momento. È giunto il momento anche di vincere qualcosa di nuovo, altrimenti viviamo sempre nel passato. Per carità, il passato è fondamentale, è importante. Sul ricordo e mai sul... il passato comunque si chiama Diego Armando Maradona, noi lo viviamo tutti i giorni. Io in prima persona su Napoli Magazine ho uno spazio riservato a Diego Armando Maradona, quindi figurati un po' se il passato non mi interessa oppure gli do il giusto peso. Però è anche vero che da quel passato poi bisogna ripartire per costruire qualcosa di vincente e per rimpinguare anche un po' la bacheca dei trofei. E allora, a tal proposito, caro Sibilla, dato che qui c'è ancora un margine di possibilità, no? C'è comunque un traguardo ancora alla portata, è la matematica, non è la matematica, ma però bisogna giocare... Un altro complimento va fatto perché si gioca di sera, no? Quindi fino alla fine ci hanno prestato. Il complimento va fatto perché nemmeno l'ultima giornata... Quante partite di sera abbiamo fatto quest'anno? Guarda, facciamo prima a dire quante ne abbiamo fatte di giorno, così insomma... Ma forse un paio. No, ma i complimenti alla Lega, che nemmeno per l'ultima giornata sono riusciti a garantire la contemporaneità dell'intero turno. Ma non ci stupisce. Ovviamente, se dicevano Michele Sibilla, c'è per te un jackpot di treni di gomme, che tra poco ascolteremo, no, nel nostro spot,
da 1 milione di euro, tu facevi ovviamente tutte le puntate di Punto Zero dalle 3 del mattino alle 5 del mattino. Ma su questo non c'è problema. Non ci sono problemi, anche perché siamo notturni. Napoli e Siena si affrontano domenica 13 maggio 20:45, 38esimo turno del campionato di Serie A. Le probabili formazioni: da una parte il Napoli 3-5-2, De Santis, Fernandez in vantaggio su Grava, Cannavaro e Britos in difesa, Maggio, Gargano, Iller, Amsic e Zuniga a centrocampo con Pande e Velavezzi di punta, in panchina Colombo, Fidelef, Grava, Amendola, Dossena, Vargas e probabilmente Lucarelli, anche se è in ballottaggio Dezzi per un posto in panchina. Siena 3-5-2, Pegolo tra i pali, Belmonte, Contini, Terzi in difesa, Vitiello, Vergassola, Gazzi, Brienza e Del Grosso a centrocampo con Destro e Larrondo in attacco, panchina con Berkic, Sestu, Rossi, D'Agostino, Bolzoni, Grossi e Bogdani. Nel Napoli indisponibili Campagnaro e Donadel, gli squalificati sono Aronica, Cavani e Gemaidi, i diffidati Iller, Grava e Zuniga. Nel Siena indisponibili Pesoli, Calaiò, Angelo e Rossettini, non ci sono squalificati, i diffidati sono tantissimi: Destro, Larrondo, Rossettini, Mannini, Gazzi, Giorgi, Vergassola, Vitiello e Terzi, praticamente tutta la squadra. Arbitro Domenico Celi di Campobasso, Iannello e Bianchi gli assistenti, quarto uomo Gervasoni, quindi tutti al San Paolo per l'ultimo atto del campionato di Serie A. Non so cosa ha suggerito Felicella, ma comunque insomma sono pronto a tutto. No, dice che dalla webcam di Radio Punto Zero sembri più grande che dal vivo, quindi è un complimento per... Dipende dai punti di vista. Ah, vabbè, siamo... è zoomato forse la webcam. Come? È zoomata la webcam. No, c'è bisogno del grand'angolo per riprendermi tutto. Quindi, insomma, abbiamo una webcam speciale. Antonio, oggi c'è un'accurata prima pagina curata da Carlo Albino. Certo, come ogni venerdì, editoriale di Carlo che dice il Napoli non svende il Poggio Lavezzi, quindi anche Carlo è dello stesso avviso nostro, cioè si parla tanto del Poggio, ma da qui a dire che sicuramente se ne andrà ce ne passa. Io ribadisco il mio non illudiamoci. Antonio, buon lavoro, buon fine settimana e appuntamento a lunedì. Grazie a tutti, un abbraccio e forza Napoli, incrociamo le dita, non aggiungiamo altro. Da Michele Sibilla, buon pomeriggio a tutti, buon weekend e forza Napoli! Radio Punto Zero ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Le donne! Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete. Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, l'esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.